Benissimo, allora cominciamo. Prima interrogazione, interrogato l'assessore Paparelli dalla consigliera Casciari. Concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, disomogeneità dei bandi di alcuni comuni, intendimenti della giunta regionale a riguardo. Consigliera Casciari. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno Presidente. Questa interrogazione è tesa a chiarire con appunto la Giunta quale sia il percorso appunto che determinerà l'emanazione di bandi dei comuni dell'Umbria, visto che appunto sta cambiando in applicazione alla Bolkestein, sta cambiando il modo con cui verranno assegnati i posteggi, le concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche. E questo è un tema che per l'Umbria è un tema molto, diciamo, attuale, visto che oggi risultano 77 il numero dei mercati settimanali, quindi quasi uno per comune, quindi è una realtà molto viva che caratterizza spesso i centri storici anche nei piccoli borghi dell'Umbria e secondo i dati della Camera di Commercio sono 2.300 le attività di commercio ambulante aperte al secondo trimestre del 2016 e di queste sono quasi 1.740 nella provincia di Perugia e 562 in quella di Terni. Quindi molte famiglie che vivono, molte realtà, molte piccole imprese che vivono di commercio ambulante e l'articolo 16 della legge 59 del 2010, cioè l'attuazione della direttiva Bolkestein, ha previsto appunto una procedura di selezione tra i candidati potenziali considerando questo tipo di servizio, di attività di servizio come una definita dal rilascio di titoli autorizzativi che devono essere limitati per ragioni correlate alla scarsità di risorse naturali. E già allora, quindi con l'attuazione della direttiva Bolkestein, le associazioni di categoria, specialmente quelle degli ambulanti, avevano chiesto che il suolo pubblico non fosse considerato una risorsa naturale e così con l'articolo 70, il comma 5, è stata introdotta una deroga che ha rinviato a un'intesa in conferenza unificata che determinasse i criteri per i nuovi rilasci, le riassegnazioni dei posteggi. Questa intesa è stata sottoscritta il 5 luglio del 2012. Nel gennaio 2013 la conferenza delle regioni ha fatto proprio un documento e su questo documento le regioni hanno definito proprio in deroga alla Bolkestein intanto una durata delle concessioni dei posti che va a un minimo di 9 anni a un massimo di 12 anni, ha definito naturalmente dei criteri e dei punteggi di priorità nei bandi che dovranno uscire, che è collegata naturalmente non solo all'anzianità di esercizio della attività commerciale ma anche all'anzianità di posteggio e anche al DURC, quindi alla regolarità contributiva. E sempre in quell'intesa del gennaio 2013 venivano definiti i regimi transitori e su questo poi è il tema dell'interrogazione, in quanto appunto l'intesa prevedeva delle proroghe di diritto, quindi nessun bando doveva essere fatto fino a maggio-luglio 2017 a seconda delle scadenze dall'intesa o dal decreto legislativo. E devo dire che anche la Giunta ha recepito del testo unico del commercio l'intesa e anche tempo. Il documento unitario. Chiedo appunto alla Giunta, all'assessore Paparelli, visto che ci arrivano dai comuni delle situazioni non omogenee, perché alcuni comuni hanno scelto comunque di procedere alla rassegnazione fuori dai tempi indicati e per periodi di tempo disomogenei rispetto alla legge nazionale e al regolamento regionale, chiedo alla Giunta appunto quali iniziative intende intraprendere per rendere omogenei i percorsi di rassegnazione dei posteggi e quindi riallineare anche non solo i tempi ma anche i punteggi di priorità. Assessore Paparelli risponde. Sì, grazie Presidente. Ma ringrazio la consigliera Casciari perché pone all'ordine del giorno di questa assemblea
un tema importante che è quello del commercio ambulante, che ha bisogno, e su questo diciamo intenzione della Giunta regionale, promuovere una riflessione sulla necessità di qualificare complessivamente questo tema del commercio ambulante nella nostra regione, i mercati, perché tornino ad essere quello che sono state qualche anno fa, cioè una ricchezza, una valorizzazione delle eccellenze del territorio, e quindi riacquisire le proprie caratteristiche. In relazione a quanto posto dall'interrogante, faccio presente che la Giunta regionale ha recepito con DGR 172 del 2013 e con la 1324 del 2015 l'intesa assunta in conferenza Stato-Regioni, in base alla quale venivano anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 59 del 2010 sono stati individuati senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con le decorrenze previste anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto e a quelle prorogate. L'articolo 39 della legge regionale 10/2014, il nostro testo unico sul commercio, prevede che il rilascio delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche su posteggio fisso siano rilasciate dal Comune nel rispetto dei criteri di cui all'intesa ricordata e ai criteri disposti dalle DGR che ho citato. Il servizio commercio, con nota PEC 2016 dell'8 giugno di quest'anno, ha provveduto a informare i comuni della prossima approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri di indirizzo per redigere i prossimi bandi secondo quanto verrà condiviso dalla Regione in sede di coordinamento tecnico delle Regioni. Nell'ultima riunione che si è svolta il 24 maggio il coordinamento tecnico ha esaminato il testo che è ormai definitivo del bando che sarà licenziato entro il mese di settembre e poi trasmesso a tutti i comuni. Questo iter, seguito dal competente servizio, è volto a garantire quell'uniformità dei bandi su tutto il territorio regionale cui fa riferimento la consigliera Casciari nell'interrogazione. Ricordo che la Regione, al fine di poter avere un quadro esaustivo della situazione, nella lettera inviata ai comuni l'8 giugno 2016 ha chiesto ovviamente di indicare la situazione relativa sia alle autorizzazioni riferite ai posteggi fuori mercato rilasciate successivamente alla richiamata intesa, alla relativa scadenza, sia ai titoli relativi al commercio su aree pubbliche in forma itinerante. E ad ogni buon fine abbiamo ricordato ai comuni che le concessioni scadute e rinnovate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 sono prorogate per 7 anni di diritto e quindi fino al 7 maggio 2017, le concessioni che scadono dopo l'intesa in vigore della conferenza unificata nei 5 anni successivi sono prorogate sino al 4 luglio 2017 compreso, e quelle scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 59 che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo. Quindi avremo tra qualche giorno la situazione complessiva dello stato di fatto, la rispondenza all'intesa Stato-Regioni e all'intesa che le Regioni hanno assunto in sede di conferenza e comitato tecnico, e provvederemo all'emanazione del bando chiedendo a tutti i comuni di uniformarsi ai criteri che saranno previsti nel bando stesso. Consigliere Casciari, brevissimamente, che ha già consumato tutto il suo tempo. Sì, grazie all'assessore, mi ritengo soddisfatta, credo che sia importante monitorare appunto non solo che rimangano vivi i mercati settimanali, ma che anche venga preservata la professionalità e anche la storicità di chi ci ha lavorato e ci continua a lavorare. Grazie. Bene, procediamo alla seconda interrogazione. Presenta consiglieri Fiorini e Mancini, risponde l'assessore Cecchini. Esito dei campionamenti effettuati sul nuovo banco di ceneri emerso durante gli scavi in territorio del comune di Piegaro. Consigliere Mancini. Grazie Presidente, su questa interrogazione doveva intervenire il consigliere
Fiorini, ma ha avuto un contrattempo, quindi mi scuso con lei, Presidente, ovviamente con l'Assessore, con tutti i colleghi e consiglieri. Quindi, essendo stato lui che ha tecnicamente preparato questo documento, mi limito in modo sintetico a leggerlo e confido nella puntuale risposta dell'Assessore Cecchini. Premesso che nel comune di Piegaro, nella zona tra Colle e San Paolo e la variante poco prima del sottopasso, è stato avviato un cantiere per la messa in posa della nuova fognatura dei comuni di Piegaro e Panicale, considerato che il sopracitato cantiere sorto in una zona distante dall'ex centrale di Pitafitte, pertanto da quell'area di territorio della Valnestro denominata Terra dei Fuochi Umbra, messa sotto sequestro dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Perugia su provvedimento disposto dalla Procura della Repubblica, considerato che dagli scavi effettuati sembrerebbero essere emersi un nuovo banco di ceneri che potrebbero nascondere rifiuti speciali e residui della combustione di lignite e carbone, tutto ciò premesso, interroghiamo il signor Assessore, la Giunta, per conoscere se sono stati effettuati campionamenti del terreno indicato in narrativa e, in caso affermativo, di quale tipologia, quali sostanze sono risultate nella composizione del materiale emerso e se sono stati riscontrati casi di superamento della soglia di contaminazione per le sostanze inquinanti. Grazie. Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente la Regione dell'Umbria segue con la stessa modalità tutta la vicenda che riguarda l'area della centrale di Pietrafitta, l'area che appartiene al territorio di Panicale e Piegaro, e naturalmente collabora con l'attività portata avanti dalla Procura, soprattutto attraverso ARPA, e collabora anche con ARPA, che è appunto l'organo deputato a fare le verifiche del caso. E quindi anche in questa occasione noi abbiamo chiesto ad ARPA di darci gli elementi che aveva a disposizione sul quesito posto dai consiglieri e relativi al ritrovamento di ceneri ritrovati durante lo scavo della condotta fognaria, e quindi in questo caso ARPA fa sapere che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 24 marzo 2012 numero 28, le ceneri rinvenute possono essere qualificate come materiali di riporto e pertanto sono rispettate le condizioni definite dall'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 relativo al loro utilizzo presso lo stesso sito in cui sono state scavate. Nel caso in cui i valori ottenuti sottoponendo al test di cessione tali materiali siano conformi per i parametri previsti, sia ai valori limiti sia a quelli riportati nelle tabelle, diciamo, del decreto legislativo 152. Sulla base di quanto segnalato da ARPA Umbria, l'utilizzo delle ceneri come materiale di riporto è quindi possibile in esito ai risultati dei test di cessione che alla data odierna non sono ancora stati trasmessi al servizio scrivente. Non appena ARPA ci darà conto degli esami che sta effettuando, saremo in grado anche di dire appunto se i valori sono così come vuole il decreto legge e di conseguenza possono essere utilizzate le cenere come materiale di riporto nello stesso luogo dove sono state trovate. Consigliere Mancini. Grazie Presidente, grazie Assessore. Dunque, la risposta in pratica, se ho ben capito, è parziale, perché non sono ancora pervenuti i dati da ARPA. Io ovviamente, Assessore, non è che lei è responsabile dell'operato di un importante organismo di controllo ambientale come ARPA, perlomeno in questa fattispecie che mi è ovviamente sottoposta. Il nostro documento è datato 29 giugno 2016, siamo un mese avanti. Ci sta che in questo tempo non siano stati maturati i percorsi tecnici, perché ovviamente, come ricordato dal documento stesso, c'è un provvedimento importante dell'autorità giudiziaria, un'indagine in corso, quindi comprendiamo che la questione richiede tempo e attenzione. Tuttavia, quanto sta emergendo nel territorio umbro, politicamente
consente un biasimo piuttosto pesante all'attività per quanto riguarda la vigilanza ambientale. Approfitto da questo luogo istituzionale per rimarcarlo, perché tutto ciò che sta emergendo, anche oggi abbiamo ampia rassegna stampa in merito, ci fa sentire preoccupati, ci fa sentire non solo noi come istituzioni, ma ci fa sentire in primis come cittadini. Ricordo che quel luogo è tra i primi luoghi dal punto di vista della salute penalizzati per patologie oncologiche e quindi non fa presupporre nulla di buono. Quindi sono assessore, parzialmente ovviamente soddisfatto perché lei comunque ha attivato un suo percorso, la invito attraverso la commissione competente, che presumo essere la seconda, a far pervenire quanto prima a noi consiglieri, ma a tutti i consiglieri, i dati che in questo documento richiediamo, nella speranza che vengano celermente svolti e puntualmente svolti. Grazie Presidente. Dovremmo anticipare, da quanto mi risulta, l'oggetto numero 31, quindi l'interrogazione presentata dal consigliere Smacchi, che riguarda appunto garanzia giovani, intendimenti della Giunta regionale in merito al prosieguo delle iniziative. Buongiorno a tutti, parliamo di Garanzia Giovani, un progetto che nella sua prima fase ha impegnato risorse importanti, pari a 22,8 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti poi 7 milioni di euro di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. Parliamo di numeri importanti per la Regione Umbria, in particolare gli ultimi dati che ho ci dicono che a fine giugno 2016 in Umbria vi sono stati 28.300 giovani iscritti al programma Garanzia Giovani. I presi in carico di questi 28.000 sono stati 15.641, di questi ben 12.751 hanno beneficiato anche di un colloquio specialistico e di questi 5.500 sono stati giovani che successivamente alla presa in carico hanno avuto una concreta occasione di lavoro e tra essi 2.868 sono quelli che hanno avuto un contratto di lavoro incentivabile, che significa contratto a tempo indeterminato, o di apprendistato, ben 1.199, ovvero un contratto a termine di durata superiore a 6 mesi, in questo caso 819 ragazzi. Va detto che la formazione mirata all'inserimento lavorativo è stata tra le misure più richieste. Su questo fronte sono stati erogati 5.400 voucher utilizzati per l'iscrizione ad un percorso formativo avviato e in taluni casi concluso. In questo quadro, in assoluto, la misura di maggior successo è quella dei tirocini extracurriculari. Alle aziende umbrie, infatti, sono arrivate 4.000 proposte di tirocinio, delle quali 2.471 si sono trasformate in progetti formativi ammessi a finanziamento. Scopo, assessore e colleghi consiglieri, di questa interrogazione è capire quando inizierà la seconda fase del progetto di Garanzia Giovani, quante risorse la Giunta intende mettere in questo progetto dopo che è finito il programma nazionale e quali sono eventualmente le misure supplettive o specifiche nel senso di migliorative rispetto al programma Garanzia Giovani della prima fase. Grazie. Sì, grazie. Assessore Paparelli, grazie, aspetti, non anticipi i tempi. No, l'interrogazione del consigliere Smacchi ha riassunto i positivi dati emersi dall'attuazione del programma in Umbria del programma nazionale di garanzia giovani. Proprio di recente, nell'ambito di un incontro con i 3 assessori regionali al lavoro e il ministro Poletti, è stata rappresentata la volontà del governo nazionale di chiedere alla Commissione europea il rifinanziamento del programma nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che nel corso del 2016 tutte le risorse stanziate nei vari programmi regionali saranno esaurite. Ma nell'ambito del piano del lavoro che io ho presentato nei giorni scorsi, che a valere sui 70 milioni di euro di cui abbiamo dato notizia e approvato dopo la partecipazione con le parti sociali, noi abbiamo inteso insieme ad altre regioni lanciare il Garanzia Giovani Umbria, che questo è il titolo del pacchetto di misure che nell'ambito di questo piano abbiamo voluto attribuire con un pacchetto consistente in favore dei giovani NET Under 29 Umbri.
un pacchetto di misure di 24 milioni di euro, consigliere Smacchi, ai sensi del disposto della delibera di giunta regionale 833 dello scorso 25 luglio, che sarà operativo a partire dal prossimo 5 settembre, come concordato con le altre regioni che utilizzeranno questa misura. Dal punto di vista operativo si procederà nel seguente modo: i destinatari di misure, quindi giovani fino a 29 anni e solo residenti in Umbria, dovranno iscriversi online al portale regionale Lavoro per te. I destinatari dovranno recarsi poi presso i centri per l'impiego, che applicheranno la metodologia di profilazione dell'utenza già definita a livello centrale, effettueranno la verifica dello stato di net e applicheranno, potranno proporre le 5 misure previste da Garanzia Giovani Umbria, che sono: la prima, una misura che prevede l'orientamento, la concessione di un voucher formativo di 4.000 euro massimo e l'incentivo all'assunzione tra 1.500 e 6.000 euro. Quindi la persona farà un percorso di formazione dell'importo di 4.000 euro. Peraltro questi 4.000 euro funzionano come garanzia giovane, cioè il 70% coprono il processo formativo, il 30% vengono concessi solo se entro 6 mesi dal termine del corso di formazione il giovane viene occupato, e quindi in quel caso c'è una premialità di un ulteriore 30% nei confronti dell'agenzia formativa che ha proposto il progetto. Il percorso B prevede l'orientamento, il tirocinio extracurricolare, che è stato, come evidenziato nell'interrogazione, lo strumento più utilizzato e più gradito, e l'incentivo all'assunzione. In questo caso il giovane net profilato e preso in carico e che risulta già in possesso delle necessarie competenze, quindi non ha bisogno di percorsi formativi ulteriori, se non quello di vedersi assegnare una misura di tirocinio extracurricolare della durata di 6 mesi con un'indennità di 3.000 euro e 12 mesi se disabile o persona svantaggiata, scelta tra le offerte ovviamente disponibili nell'apposita sezione del catalogo unico regionale. Gli incentivi all'assunzione sono come descritti precedentemente. Il percorso C, quindi il terzo, prevede il voucher, il tirocinio e l'incentivo all'assunzione per giovani disoccupati da oltre 12 mesi, con un quindi voucher iniziale, un tirocinio extracurricolare di 4 mesi ed indennità complessiva di 2.000 euro, più eventuali 2 mesi a carico dell'azienda. Cioè, questa è una novità nella nostra garanzia giovani. Noi diamo il voucher, il tirocinio per 4 mesi, se l'azienda ha necessità di prorogarlo per ulteriori 2 mesi rimane a carico dell'azienda questi 2 mesi in più, e poi il percorso di incentivo all'assunzione come i primi 2 interventi descritti. Percorso D è l'offerta formativa per l'assolvimento del diritto dovere, quindi chi non ha conseguito un diploma o una qualifica viene indirizzato nei centri di formazione per i corsi profilati e presi in carico, i corsi biennali per l'assolvimento del diritto dovere. E il percorso E è il voucher formativo invece propedeutico a chi vuole autonomamente sviluppare e creare impresa, cioè il giovane che si indirizza nell'autonoma creazione di imprese e avrà a disposizione in questo caso un voucher per la formazione e consulenza propedeutica all'avvio alla costituzione di impresa per un importo massimo di 1.000 euro e successivamente la possibilità di accedere al microcredito per un contributo unitario massimo di 25.000 euro. Gli incentivi all'assunzione in ogni caso non possono essere erogati nel caso di sostituzione di lavoratori licenziati per motivi oggettivi o per profili per i quali è attiva la cassa integrazione. Questo pacchetto di 24 milioni si aggiunge al pacchetto che è già in essere per le imprese che creano sviluppo e occupazione, il cosiddetto progetto Cresco, che ha già incassato, tra virgolette, 450 richieste di assunzione di giovani per la gran parte a tempo indeterminato o apprendistato attraverso una filiera incentivata, che è quella del voucher, del tirocinio di 6 mesi e degli incentivi poi all'assunzione nei confronti delle imprese. Quindi questo è il programma Garanzia Giovani che partirà e sarà Garanzia Giovani Umbria, che sarà operativo a partire dai primi giorni di settembre, con i quali i giovani umbri potranno ripresentarsi ai centri dell'impiego e riprendere l'attività secondo quanto descritto testé dal sottoscritto. Consigliere Smacchi.
Grazie Presidente. Sì, intanto volevo ringraziare l'assessore Paparelli per la risposta alla mia interrogazione. Credo che siano buone notizie, notizie importanti soprattutto per chi era in attesa ormai da mesi rispetto alla ripresa del programma Garanzia Giovani. Forse ci dobbiamo domandare, e le chiedo fin da ora la disponibilità a venire in prima commissione per una seduta specifica dove magari possiamo approfondire quanto oggi lei ci ha illustrato, al fine proprio di capire se queste risorse che noi stiamo impegnando in politiche attive del lavoro concretamente sono venute incontro alle esigenze della nostra regione, in particolare alle esigenze dei giovani della nostra regione. Perché sì, vedevo prima, parliamo di circa 28.000 giovani che si sono iscritti al programma, poi di fatto alla fine sono arrivati circa 5.000 e circa il 10% hanno poi trasformato il loro tirocinio in un rapporto di lavoro. È chiaro che stiamo vivendo una fase molto complicata, tutte le vertenze in atto e anche le notizie sconcertanti di questi giorni. Subito dopo presenteremo un ordine del giorno urgente per quanto riguarda l'ennesima questione Merloni, lo dimostrano. Quindi è per questo che le risorse regionali, assessore, dovranno essere spese in maniera più appropriata possibile. E lo dico perché ho letto la nota che lei ha fatto per quanto riguarda il nuovo piano straordinario per il lavoro 2016-2017 e ho visto che in quella nota, oltre a Garanzia Giovani, ci sono altri step per quanto riguarda anche persone che hanno perso il posto di lavoro al di là dei 29 anni. Quindi è per questo che credo sia necessario, ringraziandola, una seduta specifica di commissione dove possiamo fare il punto al fine di capire se questi strumenti siano effettivamente adeguati rispetto alle problematiche e alle dinamiche che ogni giorno in qualche modo ci vengono trasmesse dagli uffici di stampa, ma soprattutto dalle voci vive dei lavoratori. Grazie. Grazie consigliere Smacchi. Abbiamo adesso l'oggetto numero 27. Risponde l'assessore Barberini e interroga il consigliere Brega. Prego consigliere. Grazie Presidente. No, la mia interrogazione è che sono a chiederle rispetto all'affidamento della responsabilità della struttura complessa di coordinamento dei servizi infermieristici di azienda ospedaliera di Terni da parte del direttore generale Dalmaso, considerando che mi risulta ci fosse un protocollo che coordinava e indicasse i percorsi. E mi sembra che questo protocollo sia stato disatteso, vorrei capire appunto se c'era stata un'informativa e vorrei anche capire, caro Assessore, per quale motivo la persona indicata era da circa 8 mesi prima che già si firmava come responsabile della struttura complessa. Sicuramente in questa regione, oltre ad esserci magari tanti sindacalisti che difendono il direttore generale Dalmaso, sicuramente ci sono anche tanti veggenti. Ecco, io vorrei capire se oltre ad avere veggenti e avere tanti sindacalisti c'è la possibilità di avere anche delle risposte chiare, concrete e ricordare al direttore generale che è direttore di un'azienda ospedaliera che dovrebbe in qualche maniera cercare di risolvere i problemi e non di aggravarli. Grazie. Grazie consigliere Brega, prego assessore. Sì, la questione sollevata dal consigliere Brega è ovviamente stata oggetto di esame e attenta valutazione. Ovviamente sono tutte questioni che attengono alla sfera non direttamente dell'assessorato ma delle aziende, nel caso di specie dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Per tale ragione è stata richiesta delucidazione della situazione al direttore generale. Nella sostanza si dice che è stato comunicato a questo assessorato che la dottoressa Barzacchi, unico dirigente del SITRO, è stata individuata come responsabile facente funzioni ai sensi dell'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2000 di area. Per ragioni di maggiore funzionalità ed efficienza dei compiti organizzativi e assistenziali dello stesso. Nella sostanza l'articolo 18 del contratto collettivo dà la possibilità di nominare un facente funzioni per la durata di 6 mesi,
rinnovabile per non più di altri 6 mesi, quindi non più di un anno può essere esercitata questa funzione. Nei primi 2 mesi non c'è trattamento economico addizionale, trattamento economico che invece viene erogato solo a partire quindi dal terzo mese. Nel caso specifico la decorrenza giuridica è stata fatta dal 1° maggio del 2016 con decorrenza economica quindi appunto dal 1° luglio del 2016. La dirigente in questione attualmente, alla luce di questa attribuzione di incarico, gestisce tutti gli operatori dell'area professionale gestite dal SITRO e quindi non solo quelle dell'area infermieristico ostetrica, ma anche, ovviamente, essendo nel SITRO ricomprese anche quest'ultime, le funzioni di tecnico-sanitarie e riabilitative, che costituiscono appunto la composizione complessiva del SITRO. Per tale ragione, a parere del direttore generale dell'azienda ospedaliera, la documentazione prodotta dalla dirigente dottoressa Barzacchi è conforme, perché si sarebbe legittimamente firmata come responsabile della struttura complessa di appartenenza e non anche invece firmandosi come direttore o responsabile della struttura complessa SITRO. Grazie. Assessore, io non so come non è, diciamo, le risposte che lei mi ha dato mi soddisfano. Io domani farò una conferenza stampa dove dimostrerò con atti e con documenti ciò che ho detto in questa mia interrogazione, dove non è un problema in particolar modo di firmarsi in rappresentanza di una struttura complessa, ma è firmarsi già 6 mesi prima in qualità di responsabile. Credo che sia un atto che vada censurato, doveva essere censurato da chi gliel'ha assegnato, e credo, ancora una volta, che mi dispiace dover constatare che invece di migliorarla quella struttura azienda ospedale di Terni, cerchiamo soltanto di appesantirla nel dare ruoli e che non stanno aiutando a risolvere i dannosi problemi che ci sono all'interno di questa azienda. Mi riservo di presentare appunto la mozione sulla vicenda dell'azienda ospedaliera di Terni, che farà la somma di questa cosa come di tutte le altre cose per arrivare a delle valutazioni importanti che mi auguro quest'Aula possa fare su chi ha la responsabilità della gestione dell'azienda ospedaliera di Terni. Grazie. Grazie consigliere Brega, grazie assessore Barberini. Proseguiamo con l'oggetto numero 29, interroga il consigliere Liberati e risponde l'assessore Cecchini. Prego consigliere. Buongiorno presidente, buongiorno assessore. Vicenda Cascata delle Marmore, su cui poi torneremo con una mozione. Dunque, qui siamo dentro uno dei poli più importanti, tra i più importanti del mondo, è una delle prime 5 cascate del mondo, però io non voglio soffermarmi sull'aspetto meramente tecnico che impone ipso iure la riapertura con le modalità previste dal piano tutela delle acque che è stato disapplicato. Guardo a Google Street View, 3 volte passato sotto la cascata, 3 volte chiusa. E quindi quando un turista, quando chiunque cercasse la Cascata delle Marmore e volesse vedere da vicino com'è fatta, non la trova. Non la trova perché c'è una storia che parte da lontano e che finalmente arriva all'oggi, quando indubbiamente l'assessore, la giunta, dovrà fare i conti con la realtà, con le leggi approvate qua dentro e poi disapplicate con una delibera di giunta regionale. Ma voglio ricordare cosa è la Cascata delle Marmore, facendo un po' poesia, cantando con i poeti quello che da Virgilio in poi significano quei balzi.
E allora Virgilio raccontava che v'è un luogo in mezzo dell'Italia, sotto alti monti, ricordato per fama in molte contrade, la valle dell'Amposancto. Oscuro di dense fronde lo serra da ambedue le parti il fianco d'un bosco, e nel mezzo di un fiume strepita fragoroso tra i sassi risucchio dei gorghi. Lì si spalancava, secondo Virgilio, l'ingresso di Acheronte, l'inferno. Dante, udirmi parve un mormorar di fiume che scende chiaro giù di pietra in pietra, mostrando l'ubertà del suo cacume. Joseph Addison, più stupefacente di tutti i giochi d'acqua di Versailles. Samuel Rogers, era uno spettacolo simile a fuochi d'artificio, era, perché come sappiamo non c'è, c'è soltanto per 1280 ore. Il poeta francese De Lamartine si esprimeva a proposito della cascata come vertigini, brividi e pallori. Gioacchino Murat consigliava invece di prendere un vetturino per Ancona, a fermarsi 3 ore a Terni, per vedere la più bella cascata del mondo. La più bella cascata del mondo. E poi c'è una storia, che è quella di Nerina, figlia del dio Appennino, innamoratasi di un pastore chiamato Velino. Il dio, contrario a questa congiunzione, la trasformò in un fiume. Il pastore, non trovandola più, si gettò dalle alte rocce dove scorreva il fiume, e tuttavia Venere si commosse e a sua volta lo trasformò in un fiume, in acqua, e i due innamorati da allora si compenetrano nell'abbraccio eterno della cascata delle Marmore, cancellata da circa 85 anni per via del sistema polo idroelettrico. Allora, noi non chiediamo l'impossibile, chiediamo di ripristinare la legge minima di un patrimonio naturalistico mondiale, restituendola alla bellezza del luogo, e quindi di fare in modo che il deflusso minimo vitale, che impone appunto i 4,5 metri, sia rispettato. Voglio vedere che cosa ci rispondete. Grazie. Prego, assessore. Ma quando giorni fa dicevo che il consigliere Liberati deve aver avuto un'infanzia complicata, ne avevo e lo ribadisco anche oggi, perché si presenta qui ad illustrare la sua interrogazione in modo poetico, citando i maggiori, no? Protagonisti della storia della letteratura italiana e anche oltre, e l'altro consiglio regionale, che dove io non ero presente perché stavo male, sono stata quasi aggredita verbalmente al telefono perché non ero presente all'illustrazione della sua interrogazione, minacciandomi tra l'altro di chissà che cosa se io non avessi risposto nel modo in cui l'interpellante pensava che appunto si debba rispondere ad un suo quesito. La verità è che anche a fronte delle tante poesie che ci ha illustrato, ne manca una, quella che ci spiega in che modo i pesci o comunque la fauna che fa parte dell'habitat di un fiume può sopravvivere garantendo il flusso minimo vitale in un salto di 150 metri, perché questo si tratta di quella, quanto avviene con la cascata delle Marmore, dal momento che il velino per entrare nel Nera ha bisogno ad un certo punto, il territorio si interrompe e ha bisogno saltare un'altezza di oltre 60 metri che in 3 sbalzi porta appunto ad avere un triplo salto di 150 metri. Anche per questo, e le normative lo confermano, il flusso minimo vitale è garantito complessivamente nel fiume Velino, così pure nel fiume Nera. È naturale ed evidente che questo è rapportato anche alle condizioni morfologiche, orologiche, diciamo, a quelle che sono situazioni che volta per volta interessano i corsi d'acqua, ed in questo caso quello che vale per il tratto di Velino, per il tratto di Nera, che viaggia in condizioni normali, non vale per il tuffo, diciamo, per la parte della cascata delle Marmore. Io giorni fa sono andata a Terni ed ero
in visita al Museo delle Armi, quindi non è che ero in visita ad altro. Sono andata per caso a vedere le cascate delle Marmore e l'ho trovata aperta, ma nessuno aveva informato del mio arrivo, quindi non era uno spettacolo preparato per me, era semplicemente un aver diciamo trovato una situazione normale, tra l'altro con la presenza di tantissimi cittadini e tantissimi turisti, e so che anche l'introito che consente una corretta manutenzione del territorio che arriva diciamo alla gestione dai biglietti di chi entra è considerevole a fronte del fatto che evidentemente la cascata ha una sua vita. Per il resto, così come vuole la direttiva europea che riguarda le acque, che dà indicazioni su come monitorare il flusso minimo vitale laddove appunto anche attraverso i piani diciamo regionali, con delibera dell'allora assessore Rometti del 2011 sono state date indicazioni su come si porta avanti questo monitoraggio. Questo è stato riconfermato nel momento in cui abbiamo messo mano all'ammodernamento, alla revisione del piano di tutela delle acque, così come prevede la normativa, che dovrà essere approvato entro fine dicembre, quindi tra non molto arriverà diciamo in commissione, quindi anche consiglieri regionali, il lavoro che stiamo facendo, e attraverso il monitoraggio che viene portato avanti avremo anche tutti quegli elementi che ci mettono nelle condizioni di dire se è vero che da qualche parte ciò non è perfettamente rispettato. Grazie Assessore. Consiglieri Berati, allora, abbiamo sforato di due minuti ciascuno, se può essere sintetico, grazie. Confermo il mio giudizio pesante nei confronti di Assessore, che non sa che la sperimentazione c'è già stata, perché ARPA e Università di Perugia nel 2009 hanno individuato nel piano tutela delle acque 4 metri cubi e mezzo, quindi non ci prendiamo in giro, stiamo soltanto facendo i regali alle multinazionali, quelli che siete in grado di fare. Nelle cascate del Niagara, tanto per essere chiari, dove c'è il turbocapitalismo americano, sono a un flusso del 25% di notte rispetto a quello previsto, perché si rispetta il deflusso minimo vitale. Quindi se lei non sa di che cosa sta parlando, si deve soltanto dimettere. Questo è il punto. Voi avete disapplicato un piano amministrativo regionale approvato qua dentro per fare un favore alle multinazionali, togliendo a Terni e all'Umbria la cascata che nella chiusura del bacino del Velino prevedeva 4 metri cubi e mezzo di flusso costante, minimi. Quando è aperta sta a 15 metri cubi, capisce? Questo è il punto. E perché lì attorno c'è una potenzialità enorme dal punto di vista turistico, culturale, eccetera, eccetera, voi dovete soltanto applicare le regole che qua dentro, ma che in realtà dall'Europa vengono fuori, dal 2000, sono 16 anni che mancano quei 4 metri cubi e mezzo, che non sono soltanto lo stato ecologico del fiume, sono il paesaggio, perché il deflusso minimo vitale significa paesaggio, significa commercio attorno al bacino idrico, significa ovviamente anche stato ecologico del fiume. Quindi non mi prenda in giro. Grazie consigliere Liberati, prego assessore. Passiamo all'oggetto numero 32, risponde l'assessore Bartolini e interroga il consigliere Nevi. Prego consigliere. Grazie Presidente, ma l'interrogazione è su una cosa davvero singolare, perché abbiamo prima letto dalla stampa e poi letto incredibilmente da una delibera di giunta regionale che è stata fatta la riforma dell'ARPA senza passare per il Consiglio regionale, perché l'ARPA è regolata, l'Agenzia regionale per l'ambiente della nostra regione, è regolata dalla legge regionale 9 del 98 e che ne disciplina il funzionamento e anche l'organizzazione. E la legge stessa prevede che l'ARPA sia articolata in una direzione generale e in due dipartimenti territoriali. Invece il nuovo direttore dell'ARPA ha approvato una organizzazione che prevede di fatto la eliminazione dei dipartimenti territoriali, in particolare del dipartimento territoriale di Terni. Noi, Assessore, quando abbiamo fatto la riforma avevamo inserito il tema dei dipartimenti territoriali per
perché lo spirito del legislatore era quello di adeguare la organizzazione dell'agenzia sulla base della riforma della sanità e quindi su due territori omogenei con le ASL, l'ASL 1 e la ASL 2. Invece il direttore generale ha predisposto con determinazione direttoriale numero 9 del 15 gennaio 2016 di utilizzare i due direttori dei dipartimenti territoriali semplicemente come dirigenti dei servizi, uno al tema delle bonifiche e l'altra al patrimonio, e quindi ha palesemente contravvenuto lo spirito e anche la lettera della legge. La cosa più grave è che la Giunta regionale, pur facendo dei rilievi sul punto, ha autorizzato la riorganizzazione del direttore. E quindi noi abbiamo la preoccupazione, che tra l'altro è anche stata esternata e anche c'è stata inviata una nota da parte dei sindacati, circa il decadimento del ruolo dell'ARPA e una penalizzazione di alcuni territori, soprattutto dei territori più marginali, in particolare per quello di Terni, che avrebbe invece bisogno di un'ARPA molto più vicina, molto più presente, molto più riferimento, come era, devo dire, fino a poco tempo fa, delle istituzioni, ma non solo delle istituzioni, dei cittadini, delle imprese e quant'altro. Quindi chiediamo se, come mai vi sia stata questa macroscopica discrepanza tra quanto è presente nella legge e quello che viene stabilito nel nuovo regolamento di organizzazione dell'ARPA, e quali sono i motivi che hanno portato la Giunta regionale ad esprimere un parere positivo alla riorganizzazione dell'ARPA stessa. È evidente, Assessore, che se la Giunta regionale non intenderà tornare sui suoi passi, si prefigurerebbe la necessità di un intervento legislativo ad hoc per ristabilire ancora più chiaramente quella che era però una chiara indicazione del Consiglio regionale in sede di modifica legislativa. Grazie. Grazie. Beh, consigliere Nevi. Prego, assessore Bartolini. La chiusura del consigliere Nevi anticipa, visto che anche lui evidenza che la normativa può avere anche una diversa interpretazione da quella su lui sottolineata, e adesso lo spiegherò bene. Punto. Mi sembra che già con la sua chiusura chiuda l'argomento sulla pretesa e asserita, che non esiste, illegittimità. Ricordo che, come giustamente e correttamente ha rammentato il consigliere Raffaele Nevi, in sede di legge 10/2015, la nota legge che ha applicato la nostra legge nella nostra regione, la legge del Rio, si è occupata anche di questa problematica dei dipartimenti territoriali, modificando appunto l'articolo 10 della legge regionale 998, in particolare la modifica contenuta nell'articolo 11 della legge 10, che al primo comma così recita: i dipartimenti coprono ambiti territoriali sovracomunali il cui livello sovra o sotto provinciale viene definito al regolamento di organizzazione dell'agenzia. Quindi la norma, tra l'altro, va anche orientata sotto il problema che probabilmente bisognerà modificare semmai il terzo comma dell'articolo 10 che è stato modificato, che ci dice: i dipartimenti territoriali per il supporto alle funzioni di competenza delle province. Ma le province sotto questo profilo non hanno più competenze, perché la ripresa è la regione. Quindi il tutto va rivisto alla luce della riorganizzazione delle competenze regionali. Tengo a precisare che nell'ambito dell'organizzazione regionale noi abbiamo mantenuto su alcune competenze specifiche ambientali,
una, diciamo, un settore dedicato alla ancora vigente provincia di Perugia e una alla provincia di Terni. Ora, il regolamento di organizzazione che hai citato parla appunto di direttori dipartimentali che svolgono funzioni di competenza dell'agenzia in ambito regionale. Ora, la norma sotto questo profilo non è in contrasto con la norma sovraordinata, perché appunto parlando di livello sovraprovinciale lascia intendere che possa anche essere, lo so però è così, anche essere a livello regionale. Quindi sotto il profilo della legittimità, e la giunta regionale fa un controllo di legittimità, non ci sono problemi, c'è un'assoluta convergenza. Sotto il profilo, e qui entro nel merito, delle decisioni che prende il direttore, l'amministratore dell'agenzia in sua completa autonomia, perché ha un'autonomia, certamente su questo conosco bene le problematiche, conosciamo bene le problematiche del territorio, e sotto questo profilo monitoreremo attentamente gli effetti di questa riorganizzazione. Però, ripeto, la disposizione è pienamente legittima. Prego, consigliere Nevi. L'assessore Bartolini, forse un po' in imbarazzo sul piano politico, sfodera le sue capacità di giurista e quindi forse ha anche ragione, assessore. Peccato che però l'agenzia è un'emanazione diretta della Presidente della Giunta regionale, della Giunta stessa, e quindi con questa risposta che ci dà lei si presuppone quindi che ci sia anche una diversità di vedute tra la Giunta regionale e il direttore, posto che lei non c'era nella passata legislatura, ma molti suoi colleghi invece c'erano. Io ho avuto modo di confrontarmi su questo anche con l'assessore Paparelli, e tutti ricordano che ci sarebbe stata un'organizzazione dell'ARPA coincidente con l'organizzazione delle due ASL, e quindi fare in modo che l'ARPA diventasse sempre di più anche uno strumento che si affianca alle ASL e che costruisce un network sempre più coordinato per la tutela dell'ambiente, e che è direttamente collegata alla tutela della salute dei nostri concittadini. Questo invece, ma non è la prima volta che mi giungono notizie che questo direttore fa un po' di testa sua, e quindi adesso chiaramente il gruppo di Forza Italia cercherà di monitorarlo. Nel frattempo annuncio, mi pare che l'assessore anche lo abbia detto chiaramente, di questo lo ringrazio, che presenterò nel giro di pochissimo una modifica normativa, in modo che non ci siano spazi a quella interpretazione normativa, e che si vada nella direzione che il Consiglio regionale aveva auspicato, avendo titolarità di indirizzo e di controllo sulle agenzie in house della nostra regione. Grazie. Grazie consigliere Nevi, grazie assessore Bartolini. Procediamo con l'oggetto numero 33, risponde l'assessore Chianella, interroga il consigliere Liberati o Carbonari. Vedo in piedi il consigliere Liberati, prego consigliere. Sì, grazie presidente. 55 anni di attesa per la Ternerieri, in realtà fa parte di un itinerario molto più ampio che va da Civitavecchia ad Avezzano, itinerario peraltro comunque largamente incompleto. Per quanto ci riguarda come Regione Umbria, come è noto, manca la parte finale che è stata, finale intendo verso il confine regionale Lazio, che è stata completata negli svincoli. Abbiamo visto qualche giorno fa, siamo andati in visita, negli svincoli di Marmore Piediluco, lo svincolo,
Ma le casseforme del ponte, le masserizie, mezzi, opere di ogni genere sono abbandonate lì, accatastate ormai da mesi e mesi e non vi lavora nessuno. C'è stata un'interdittiva antimafia che poi è stata revocata alla Tecnis. Il 6 aprile di quest'anno, l'ANAS diceva che si ripartiva subito e così non è. È tutto fermo. Come è noto, la Regione Lazio ha appaltato gli ultimi 300 metri verso la galleria Montelungo. A questo punto manchiamo noi e speriamo che si riesca a riavviare quanto prima il cantiere. In questo senso io mi aspetto da parte dell'assessore una risposta molto concreta. Quella superstrada ha avuto delle traversie incredibili, in particolare ricordiamo la vicenda della galleria Tescino, costruita unicum mondiale sotto una discarica di scorie siderurgiche, da dove percolavano liquidi ricchi di metalli pesanti. Poi via via salendo, strada monocarreggiata rispetto, tanto per dire, una quadrilatero che per fortuna è a doppia carreggiata ovunque, almeno nel collegamento appunto con l'Adriatico. Dunque questa monocarreggiata non è ancora conclusa. Peraltro c'era il problema degli stipendi impagati da mesi alle maestranze. Ecco, quindi io mi fermo qui e attendo dall'assessore una risposta. Grazie. Grazie consigliere Liberati. Prego assessore Chianelli. Grazie presidente, grazie consigliere. Come è noto, l'intervento complessivo ha inizio dallo svincolo di Terni Est sulla strada statale 675 Umbro-Laziale e termina al confine regionale in località Moggio, dove si innesta sulla statale 79 che conduce a Rieti. L'opera è inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche, legge obiettivo, del 2001 e riguarda il completamento del tratto, è stato detto, di circa 11 chilometri da Terni a confine con la Regione Lazio, dell'itinerario appunto Civitavecchia, Viterbo, Orte, Terni Rieti, con il tracciato a due corsie in prosecuzione della strada statale 675 a quattro corsie che proviene da Viterbo. Il tracciato ricade esclusivamente nel territorio del comune di Terni. L'appaltatore Uniter, consorzio stabile, ha affidato l'esecuzione dei lavori alle due società consorziate Tecnis e Engineering Pavesi e C, costituitesi a loro volta in società consortile di tipo operativo denominata Terni Rieti Scarl. I lavori di costruzione del tratto umbro della direttrice Terni Rieti dallo svincolo di Terni Est al confine regionale con il Lazio hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 96%. L'opera, aperta al traffico per 8,2 km su 11 complessivi, comprende appunto le gallerie e il ponte ad arco sulla Valnerina, oltre a quattro viadotti ed altre opere minori. L'ultima fase dell'appalto in corso di realizzazione riguarda il tratto terminale che include appunto il viadotto sul fiume Velino e il successivo svincolo di Via di Lugo che si congiungerà al tratto laziale. Nel novembre 2015 i lavori sono stati sospesi unilateralmente dall'appaltatore a causa delle proprie difficoltà finanziarie. Per tale circostanza la Tecnis ha depositato presso il Tribunale di Catania istanza di accordo per la ristrutturazione dei debiti, ex articolo 182 bis della legge fallimentare. Successivamente è intervenuta la sospensione del certificato antimafia di Tecnis da parte della Prefettura di Catania, che il 10 dicembre 2015 ha nominato il professor Saverio Ruperto amministratore per la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 90 del 2014, incaricandolo appunto di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa stessa al fine di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale, attribuendogli quindi il compito di coadiuvare gli amministratori nella procedura di ristrutturazione dei debiti. L'ANAS, allo scopo di evitare la rescissione contrattuale che comporterebbe lungaggini assolutamente superiori e conseguentemente quindi l'allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori, è attualmente impegnata per individuare tutte le possibili soluzioni che consentano la prosecuzione e il completamento dell'opera. Nel corso di un incontro tecnico tenutosi presso il compartimento della viabilità dell'Umbria,
L'impresa ha comunicato che, come già rappresentato dal commissario, la possibile riattivazione di adeguati flussi finanziari da parte della stessa che consentirà il riavvio del cantiere, e con questo ovviamente anche il pagamento delle maestranze che, come è stato detto, hanno avuto problemi. Quindi dal mese di novembre 2015 i lavori risultano unilateralmente sospesi a causa appunto delle note difficoltà societarie del Consorzio Stabile Uniter, attualmente in amministrazione giudiziaria, e ad oggi non è nota, diciamo, il momento del riavvio dei lavori. La seconda questione è che l'appaltatore inoltre ha chiesto la modifica di un articolo del contratto che esclude il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante, richiesta appunto in corso di valutazione da parte della società ANAS. Per completezza di informazione si segnala che le opere da ultimare sono il viadotto Velino e la sovrastruttura stradale dell'asta principale nel breve tratto tra lo svincolo di Via di Lugo e la fine del lotto. In particolare per quanto riguarda il viadotto sul Velino risultano ultimate le strutture di fondazione e quasi completamente quelle di elevazione, mentre l'impalcato metallico interamente fornito a piè d'opera è in avanzato stato di assemblaggio per il suo successivo varo. Inoltre occorre il completamento di alcune opere provvisionali. Tramite appunto la stampa è stato anche detto che l'ANAS ha aggiudicato in via definitiva l'appalto di affidamento della tratta laziale, che ha un costo di circa 16 milioni e che ha tempi di realizzazione di 900 giorni. Ecco, sarà nostra cura sollecitare, come abbiamo fatto comunque fino a oggi, che l'ANAS definisca le questioni appunto della società in amministrazione sostanzialmente giudiziaria e riprenda i lavori in maniera tale che il completamento del tratto laziale possa, come dire, essere nello stesso periodo appunto di quello umbro. Inoltre, la soluzione di questi problemi ci auguriamo che possano risolvere anche ovviamente i problemi delle maestranze. Sarà nostra cura informare sia i consiglieri che l'opinione pubblica appena avverrà lo sblocco, diciamo, di questa situazione. Grazie assessore, prego consigliere Liberati. Allora, la situazione delle infrastrutture è nota in Umbria. L'Umbria Sud è in una condizione di semi-isolamento guardando ad est e diciamo nella zona mediana italiana. Io credo che l'ANAS dovrebbe rapidamente sostituire l'impresa, come potrebbe fare per legge, e avviare la conclusione dell'appalto senza ulteriori indugi, perché da novembre 2015 sono passati credo qualcosa come 8 mesi, e quindi è anche troppo, considerato che sono 55 anni che stiamo aspettando la fine di questa opera. È fondamentale chiudere subito questa storia, perché lo svincolo Marmore Piedilugo, tanto per tornare alla questione De Quo, è uno svincolo fondamentale per l'economia del turismo. Quindi mi auguro che lei, la Giunta, la Presidenza, tutti, facciate pressioni su ANAS per la sostituzione dell'impresa, senza ulteriori indugi. Grazie consigliere Liberati, grazie consigliere Chianella. Passiamo all'ultimo punto, l'oggetto 34, interroga il consigliere De Vincenzi e risponde l'assessore Barberini. Prego consigliere. Grazie Presidente, interrogo l'assessore riguardo ai ritardi nell'assegnazione delle 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione. Come è noto, nel 2012 è stato emanato un decreto legge riguardo disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con il quale si allargava la necessità delle farmacie da un rapporto di 1 a 4-5 mila persone a una farmacia a 3.300 persone. Sulla base di questo decreto legge, poi convertito in legge sempre nel 2012, praticamente è stato bandito un concorso nel 2013 con determina dirigenziale 1456 per queste appunto 39 sedi. Diciamo che sempre nel 2013, quindi un mese dopo, con delibera della Giunta regionale 340, è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso,
e dopodiché praticamente diciamo che sono stati necessari altri 3 anni per arrivare alla delibera, alla determina dirigenziale 1917 per una graduatoria provvisoria. A tutt'oggi però non è stata pubblicata la graduatoria definitiva e l'interrogazione è proprio volta a conoscere i motivi di questo ritardo che in altre regioni non è avvenuto e soprattutto quando potrà essere pubblicata per quanto di conoscenza dall'assessore la graduatoria definitiva, sapendo che sostanzialmente ci sono persone che stanno facendo, hanno fatto investimenti, che hanno magari rinunciato anche per incompatibilità a posti pubblici e dobbiamo dare una risposta a tutti gli interessati. Grazie. Grazie consigliere De Vincenzi, prego consigliere Assessore Barberini. Sì, grazie. La vicenda è stata ben elencata, rappresentata dal consigliere De Vincenzi. La vicenda nasce, trae origine dalla dal decreto legge 1/2012. La Regione Umbria deve assegnare sulla base di determinati standard queste 39 nuove sedi farmaceutiche. La questione è stata anche ricordata, avviata con la nomina, dopo la delibera da parte del Consiglio regionale, con la nomina alla Commissione esaminatrice. Alla fine di ottobre, cioè l'8 ottobre 2014, la Commissione ha comunicato l'esito. All'esito si è dovuto procedere a tutta una serie di controlli. La legge parlava di almeno un 10% delle domande, le disposizioni. In Regione si è deciso la Commissione di esaminare le prime 78 domande, che sarebbero le prime 39 e il secondo blocco di 39 domande, e poi successivamente a partire dalla 79esima domanda esaminare ciò che era stato attestato nelle domande, estrarre a campione una ogni 39 domande. Nella sostanza si è provveduto a esaminare una copiosa documentazione, tutta autocertificata, da parte dei soggetti richiedenti. Nel frattempo, per una serie di vicende, si è arrivati anche alle dimissioni di alcuni componenti della Commissione. Comunque, sostituiti prontamente, ma questo ovviamente ha fatto ritardare parecchio la pubblicazione della graduatoria provvisoria. Graduatoria provvisoria che è stata pubblicata l'11 marzo del 2016 e comunicata a tutti i soggetti in data 21 marzo del 2016. Se non che i soggetti interessati, destinatari alla comunicazione, potevano richiedere ulteriori approfondimenti, cosa che è stata fatta dai richiedenti. E questi approfondimenti, la richiesta doveva essere esaminata da soggetti che non facevano parte nella commissione di concorso. Quindi abbiamo riproceduto a nominare questa nuova commissione per procedere all'esame dei rilievi fatti da tutti i soggetti assegnatari. Questa commissione è stata ricomposta, la legge stabilisce compiutamente come deve essere composta, da quante persone. La Commissione sta procedendo a questo esame e diciamo il contenuto vero della risposta, al di là della cronistoria, è quando si arriverà alla conclusione di questo iter legislativo-amministrativo piuttosto complesso. Le rispondo, consigliere, in maniera molto secca, sulla base delle indicazioni che sono pervenute all'assessorato, riteniamo che il percorso autorizzativo e definitivo delle 39 sedi si concluderà entro il mese di settembre. Quindi entro il mese di settembre avremo la definitività della graduatoria. Anche quella comunque resterà sub giudice, perché possono a quel punto fare ricorso tutti i diversi soggetti interessati all'autorità amministrativa. Comunque diciamo il nostro percorso si concluderà entro la fine di settembre di questo anno. Grazie. Grazie Assessore Barberini. Prego Consigliere De Vincenzi.
Io ringrazio l'assessore, verificheremo a settembre se tutto sarà a posto, eventualmente ci riaggiorneremo, grazie. Bene, con questo ultimo intervento del consigliere De Vincenzi si è terminata la sessione del Question Time, grazie.